In centinaia hanno gremito ieri sera la sala del pianoforte del comune di Rovato in occasione del convegno di apertura di Lombardia Carne organizzato da Coldiretti Brescia e intitolato Carne bovina, provenienza, tracciabilità, qualità e dieta sana. La serata, oltre a dare risposte a numerosi quesiti che gli allevatori produttori ma anche i consumatori si pongono negli ultimi anni, ha avuto anche lo scopo di spiegare l'estremo controllo a cui viene sottoposta la carne italiana, quali sono i motivi per cui è opportuno preferirla e grazie all'intervento di Carlo Bresciani, presidente vicario nazionale della Federazione Italiana Cuochi e della biologa nutrizionista Daniela Zatti, la questione è stata affrontata anche da un punto di vista di dieta alimentare e di salute. È evidente il fatto invece che grazie alla dieta mediterranea noi siamo il paese più longevo a livello mondiale, ma soprattutto che nella dieta mediterranea il consumo di carne è consigliato, non solo all'interno della dieta mediterranea, ma anche da tutti i pediatri e da tutte le persone che si occupano di nutrizione. Perché è importante il consumo di carne rossa? Perché è fondamentale per gli organi vitali. Come dicevo prima, siamo il paese più longevo a livello mondiale, qualcuno ci dovrebbe spiegare il perché dovremmo cambiare i nostri stili di vita. Distinzione netta fra le forme di allevamento. In Italia vengono utilizzati solo ed esclusivamente materie prime di alta qualità, negli altri paesi spesso e volentieri vengono utilizzati gli scarti dell'industria agroalimentare. Addirittura, se andiamo fuori dal contesto europeo, ci sono paesi che utilizzano estrogeni anabolizzanti nelle fasi di allevamento, che sono assolutamente sconsigliati, motivo per il quale da evidenziare sempre l'origine e la provenienza della carne. E l'invito che facciamo ai cittadini e ai consumatori è di perdere qualche secondo in più quando si va a fare la spesa, ma di informarsi assolutamente della provenienza del prodotto agricolo o trasformato che vanno a acquistare. Convinto che il consumatore, messo nelle condizioni di poter scegliere con consapevolezza, è disponibile oggi a spendere qualcosa di più pur di garantendosi qualità, sicurezza e sostenibilità, come la carne italiana garantisce. Grazie.